Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento che vediamo invece da un'altra prospettiva, la chiesa di San Pio da Pietrelcina, vediamo anche il convento, cipressi, si intravede un po' anche la stessa cella di Padre Pio da Pietrelcina. È una bellissima immagine che ogni giorno quando veniamo qui, tutti noi dello staff di Padre Pio TV, quasi rimaniamo incantati da questa bellissima chiesa, la chiesa di San Pio da Pietrelcina. Oggi, per raccontarvi quello che accadde nel 1917, il 6 marzo, Padre Pio scrive al suo ministro provinciale, al suo direttore spirituale, esprimendo le ansie del suo spirito, dicendo anche che Dio si va ingrandendo davanti all'anima sua e si va nascondendo poi dietro una nube. È il Celeste Padre che lo rende partecipe dei dolori di Gesù Cristo. Era il 6 marzo del 1917 e Padre Pio scrive a Padre Benedetto, dice: «Basta un nonnulla per agitarmi, basta il dimenticarmi delle vostre assicurazioni, fatemi per gettarmi in braccia alla più alta notte dello spirito che mi fa spasimare di notte anche». Dio mio, Padre mio, che gran castigo ha tirato su di sé la mia passata infedeltà, scriveva Padre Pio. Vorrei che la mente non pensasse che a Gesù, che il cuore non palpitasse se non per lui solo e sempre, e tutto questo glielo prometto assiduamente a Gesù, ma ahimè, mi accorgo benissimo che la mente si smarrisce, o meglio, si posa nella prova durissima a cui sottoposta lo spirito ed il cuore poi non fa altro che marcire in questo dolore. Infatti Padre Pio scrive: sono privo affatto di luce e questo basta per riempirmi di spavento e di terrore, farmi credere di essere sotto i rigori della divina ingiustizia e maggiormente mi va confermando in questa verità, parer mio, il vedere Dio che si va sempre più ingrandendo agli occhi dello spirito, il vederlo sempre più lontano, vedere ancora che questo Dio si va sempre più circondando di dense nubi. Il mio spirito è sempre fisso in questo oggetto. Il Padre Celeste poi non manca ancora di farmi partecipare ai dolori del suo figliuolo unigenito, anche fisicamente. Questi dolori sono così acuti da non potersi affatto né descrivere e né immaginare. Non so poi se sia mancanza di fortezza e se vi sia colpa quando posto in questo stato. Piango senza volerlo come un bambino. Padre Pio definisce questa prova molto dura e dice: è durissima per me il non sapere se in ciò che fo vi sia il compiacimento di Dio oppure la sua offesa. Pensate un po'. E poi termina chiedendo al padre provinciale di un suo desiderio, di offrirsi vittima al Signore per il perfezionamento di questo collegio. Lui era direttore di questi ragazzi che erano in convento, i piccoli seminaristi, offrirsi vittima per questo collegio che l'amo teneramente e per esso non risparmio disagi personali.